Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. L'incontro di oggi, connesso con il titolo del meeting, La natura dell'uomo e rapporto con l'infinito, o come ha ricordato un bel incontro di qualche giorno fa qui a Rimini, l'uomo è per sua natura religiosus, homo religiosus. Oggi vorremmo analizzare, attraverso tre diverse prospettive, un'idea diffusa, soprattutto in Occidente, secondo cui la religione, le religioni, sarebbero per natura fonte di violenza. Si tratta di un'idea che viene spesso utilizzata come, direi, come un postulato, come un'idea che non ha bisogno di dimostrazioni, un'idea autoevidente. Da qui il titolo dell'incontro, il mito della violenza religiosa. Il mito è un'affermazione che non si sottomette al vaglio delle prove, del dibattito, della discussione, ma che si propone come vera a priori. Prima di dare la parola ai nostri illustri ospiti, vorrei fare piazza pulita da possibili equivoci. Lo scopo dell'incontro non è affermare che la religione non può essere usata come strumento di violenza o che non sia mai stata usata come strumento di violenza. Quello che vogliamo mettere in discussione è l'idea secondo cui la religione avrebbe nel DNA, nella sua natura, la tendenza alla violenza. Nel mondo anglosassone, e cominceremo proprio col mondo anglosassone questo percorso, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, sono stati pubblicati una serie di libri dei cosiddetti nuovi atei. I nuovi atei sono veri e propri bestseller, pubblicati all'inizio in inglese, ma poi tradotti in varie lingue, anche in italiano. Magari ricordate qualche titolo: L'orologiaio cieco, L'illusione di Dio, La fine della fede, Dio non è grande, Rompere l'incantesimo. Sono libri che hanno venduto moltissimo. Partendo da diverse prospettiva scientifica, sociologica, storica, filosofica, l'idea di fondo di questi libri è: un mondo senza religioni sarebbe un mondo più bello e meno violento. Recentemente Oxford University Press ha pubblicato un libro da cui abbiamo rubato il titolo per questo incontro, The Myth of Religious Violence, il mito della violenza religiosa. E questo libro fa una sorta di radiografia del mito. Come è stato creato? Chi l'ha creato? Perché è stato creato? Abbiamo la fortuna di avere con noi l'autore di questo libro, che accogliamo al meeting, il professor William Cavanaugh. Grazie di essere qui. Professor Cavanaugh è specializzato in teologia politica, ha insegnato in varie università degli Stati Uniti, attualmente insegna in una splendida università, DePaul University in Chicago. E gli chiederei, nel suo intervento, di raccontarci che cos'è, secondo lui, questo mito della violenza religiosa, come è nato, chi l'ha voluto e qual è il suo scopo. Thanks very much for that kind introduction, Emanuele. Tante grazie per questa gentile introduzione, Emanuele, e grazie a tutti quanti voi per essere intervenuti. È la prima volta che partecipo al meeting e sono stato veramente impressionato dalla profondità degli argomenti, quindi grazie per l'invito. Mi scuso sin dall'inizio per il fatto che non parlo italiano, lo sto ancora imparando, lo conosco abbastanza per riuscire ad ordinare al ristorante, questo è già importante. Recentemente ho fatto una presentazione dal titolo La religione causa violenza in un'università del nostro paese e praticamente ho visto un poster lì in università che annunciava la mia presentazione dove qualcuno aveva scarabocchiato le parole che scoperta, che volpe.
E questo ci dice tanto, secondo me, relativamente a come questa idea viene concepita e accettata nel mondo occidentale. Tutti quanti sanno che la religione ha una tendenza pericolosa a promuovere la violenza e questa storia fa parte della saggezza convenzionale delle società occidentali e se ne sente parlare ovunque, dai politici ai giornalisti fino ai teenager. E vorrei oggi darvi una panoramica breve delle argomentazioni nel mio libro dove sfido la saggezza convenzionale. Vorrei essere chiaro sin dall'inizio, cioè la mia argomentazione non può essere utilizzata per scusare il cristianesimo o l'islam o altre fedi da un'analisi attenta. Date certe condizioni possono fare e contribuire alla violenza, ma quello che è implicato nella saggezza convenzionale è che il cristianesimo, l'islam e altre fedi sono più inclinate verso la violenza rispetto ad ideologie e istituzioni che vengono identificate come secolari. Perché l'accusa alla religione regga, la religione deve essere contrastata con qualche cosa meno prono alla violenza, cioè il secolare. Quindi la tesi che sosterrò è questa. Non c'è buon motivo per pensare che le ideologie religiose e le istituzioni religiose sono più intrinsecamente inclini alla violenza delle cosiddette ideologie e istituzioni secolari. E poi dirò che questo avviene perché non c'è una differenza essenziale tra religioso e secolare. Le persone trattano tutto le cose secolari come le loro religioni. La distinzione religioso-secolare è una distinzione inventata, non fa parte di come le cose sono. Vedremo alcuni dei motivi politici per cui queste categorie sono state inventate nell'Occidente moderno. Poi vi farò vedere che qualcosa che viene denominato religione è essenzialmente incline alla violenza. È una giustificazione ideologica per giustificare la violenza dei cosiddetti ordini secolari. Cominciamo quindi con uno dei più famosi atei di oggi, lo scomparso Christopher Hitchens. Il suo best seller, Dio non è grande, è sottotitolato con un tipico understatement britannico come la religione avvelena ogni cosa. Qui l'autore fa riferimento a storie di abusi da parte di cristiani, ebrei, confucianisti e così via, però affronta anche il fatto che regimi rigidamente atei come quelli di Joseph Stalin sono responsabili di decine di milioni di morti. Hitchens affronta questo piccolo problema dicendo che regimi atei come quello di Stalin sono pure religiosi. Il totalitarismo è essenzialmente un impulso religioso, secondo Hitchens. La religione avvelena tutto perché tutto quello che è avvelenato o velenoso viene identificato come religione. Contemporaneamente tutto quello che è buono va a finire dall'altra parte del divario religioso-secolare. Hitchens dice, per esempio, di Martin Luther King Jr., per nessun verso reale o simbolico era un cristiano. Hitchens ha basato questa notevole conclusione sul concetto che King era non violento. Quello che non è violento non può essere religioso perché la religione viene definita come violenta. Hitchens è utile perché mostra che quello che conta come religione e quello che non conta come religione è molto fluido e molto spesso dipende dall'agenda politica che si persegue. Hitchens non è assolutamente da solo in questo. Se si esaminano le argomentazioni secondo cui la religione promuove la violenza, si trova che quello che conta come religione e quello che non conta è abbastanza incoerente. Considerate il caso dell'eminente storico Martin Marty. In un libro sulla religione pubblica, Marty dice che la religione ha una tendenza particolare a creare divisione e quindi ad essere violenta. Marty elenca 17 diverse definizioni di religione e poi si scusa e dà la propria definizione, visto che, come dice, gli studiosi non saranno mai d'accordo sulla definizione di religione. Invece Marty indica un elenco di 5 caratteristiche che caratterizzano la religione e poi procede a far vedere
vedere che la politica ha tutte e cinque queste caratteristiche. La religione si concentra sulla nostra ultima preoccupazione, così anche la politica. La religione costruisce una comunità e anche la politica. Marty cerca di dimostrare che religione e politica sono strettamente intercorrelate, ma alla fine demolisce qualsiasi base teorica per separare le due cose. Altro esempio, il sociologo Mark Jürgensmeister, il cui libro Terroristi in nome di Dio forse è il libro accademico più influente sulla religione e violenza. Ecco, quest'autore Jürgensmeier dice che la religione esacerba la tendenza a dividere la gente tra amici e nemici, facendo crescere le divisioni a livello cosmico. Però scrive anche: il nazionalismo secolare come la religione abbraccia quello che uno studioso chiama la dottrina del destino. Si può guardare in questo modo il nazionalismo secolare facendo un passo avanti e dire in modo piatto che il nazionalismo secolare è di fatto una religione. Questa è un'importante concessione, in quanto la sua asserzione è che il secolare è una fonte di forma avanzata, una sorta di forma avanzata di religione. Se vero, tuttavia, questo sovverte l'intera base della sua argomentazione, che è l'ampia divisione tra violenza religiosa e secolare. Per alcuni teorici di religione e violenza, la confusione attorno al divario religioso-secolare si risolve espandendo la definizione di religione, includendo ideologie e pratiche in genere denominate secolari. Nel libro Perché le persone fanno cattive cose nel nome della religione, Richard Vance include la fede nella tecnologia, l'umanesimo secolare, il consumismo, il fanatismo calcistico e tutta una serie di altre cose come religione. Wenz è costretto a dire: forse tutti quanti noi fanno cattive cose nel nome della religione. La parola religione nel titolo di questo libro va a connotare qualsiasi cosa che le persone fanno e che dà alle loro vite un ordine e un significato. Wenz, Hitchens, Jürgensmeier e altri non necessariamente sbagliano a includere cose cosiddette secolari nella categoria di religione. C'è un'ampia letteratura sul marxismo come religione, per esempio. C'è questo confronto. Appunto, vediamo certe analogie col cristianesimo. C'è un ampio corpo o gruppo di studiosi che esplora la prevalenza della religione civile negli Stati Uniti. Qui abbiamo il modo in cui i bambini americani mostravano appunto fedeltà alla bandiera americana prima che questo gesto fosse reso impopolare da Hitler. Questa è l'immagine che io volevo per la copertina del mio libro, però la Oxford University Press ha pensato che sarebbe stata un po' troppo provocatoria. Altre immagini abbastanza simili. Sentite la sua mancanza, no? Altri esempi di religione civile. E qui abbiamo quello che è dipinto nella cupola del Campidoglio negli Stati Uniti a Washington. È l'apoteosi di Washington, praticamente il modo in cui Washington viene resa divina. Vediamo l'ascesa al cielo tra tutte queste figure mitologiche. Carolyn Marvin sostiene che il nazionalismo è la religione più potente degli Stati Uniti e forse anche in tantissimi altri paesi. Uno studio della letteratura religiosa permette di trovare quanto segue sotto la voce religione: totem, stregoneria, diritti dell'uomo, marxismo, liberalismo, freudianismo, cerimonie del tè giapponese, nazionalismo, sport, fanatismo sportivo, ideologia del mercato libero, alcolisti anonimi e tutta una serie di altre istituzioni e pratiche.
Se si obietta che la religione riguarda il credere in Dio, allora bisognerebbe eliminare certi sistemi di credenze che in genere prendono il nome di religioni, tipo taoismo, confucianesimo e tante forme di buddismo, che non hanno un concetto centrale di Dio o di divinità. Se la definizione di religione si espande e va a includere questi sistemi di credenze alla voce trascendenza o un termine molto più ampio, allora tutte le pratiche, tra cui tante che in genere vengono etichettate come secolari, rientrerebbero nella definizione di religione. Tante istituzioni e ideologie che non esplicitamente fanno riferimento a Dio o divinità funzionano nello stesso modo in cui funzionano quelle che invece vi fanno riferimento. Espandendo il concetto della religione a includere il buddismo che non ha un dio, rende difficile escludere il marxismo che pure non lo ha. Questa idea non è un abile esercizio accademico postmoderno, è semplicemente l'idea biblica che le persone siano naturalmente predisposte all'adorazione e il culto rientra in tutta una serie di cose, tipo i vitelli dorati o il dio denaro, che non sono Dio. Quello che sostengo è semplicemente la critica biblica dell'idolatria. Persone trattano tutte le cose come i propri dei o le proprie religioni, come dice Paolo ai Filippesi: per alcuni il ventre è come il proprio Dio. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda la questione della violenza. C'è qualche buon motivo per supporre che le persone hanno una maggiore probabilità di uccidere per un Dio che per una nazione? Oppure facciamoci altre due domande più specifiche. Che percentuale di americani che si identificano come cristiani sarebbero disposti a uccidere per la loro fede cristiana? Che percentuale sarebbe disposta ad uccidere per il proprio paese? Sembra chiaro che, almeno tra i cristiani americani, lo Stato-nazione è oggetto di molto più fervore assolutista rispetto al cristianesimo. Dobbiamo concludere che non c'è modo coerente di isolare le ideologie religiose con una tendenza specifica verso la violenza dalle più deboli controparti secolari. Le cosiddette ideologie secolari e istituzioni secolari come il nazionalismo e il capitalismo possono ispirare tanta violenza quanta la cosiddetta religione. Il problema di Hitchens non è che lui pensa che lo stalinismo sia una religione, il problema è che se vuole utilizzare una definizione così espansa e funzionalista della religione lo deve fare in maniera coerente, ma non lo fa. La religione civile americana è secolare per Hitchens, la distinzione tra secolare e religioso non è nulla di più che la distinzione tra le cose che a Hitchens piacciono e quelle che non gli piacciono. Ora, il problema non è che il concetto di religione abbia dei limiti confusi, il problema è che le definizioni implicite della religione usate nelle argomentazioni religione e violenza sono ingiustificatamente chiare relativamente a che cosa o che cosa non si qualifica come religione. Certi sistemi di credenze, tipo l'Islam, vengono condannati, mentre altri, tipo il nazionalismo, sono ignorati. La divisione religioso-secolare è come un bersaglio che si sposta, invece le argomentazioni religione e violenza fanno finta che non lo sia. Il mio punto è che la religione è una categoria costruita in diverse modalità, in diversi luoghi e tempi, a seconda degli interessi di chi fa questa costruzione. Per capire perché c'è così tanta confusione nella categoria della religione, dobbiamo esaminarne la storia. Non c'è stata religione considerata come qualcosa di separabile dalla politica fino all'era moderna, soprattutto nell'Occidente. I romani avevano il termine religio, però non c'era distinzione tra religione e politica, come poteva esserci questa distinzione se Cesare stesso era considerato un dio. Il termine religio copriva tutti i doveri civili e le relazioni di rispetto che avremmo considerato secolari. Come dice Sant'Agostino, non abbiamo diritto di affermare con sicurezza che la religio sia confinata al culto divino, dato che sembra che questa parola sia stata staccata dal suo normale significato, in cui fa riferimento a un'attitudine, a un atteggiamento di rispetto nelle relazioni tra un uomo e il suo prossimo.
Nell'era medievale la distinzione religioso-secolare è stata utilizzata esclusivamente per distinguere tra il clero appartenente a un certo ordine e il clero diocesano. Non vi era ambito di ricerca secolare a cui Dio fosse indifferente. Anche se c'era una distinzione tra autorità civili ed ecclesiastiche, non c'era distinzione tra politica e religione così come la intendiamo noi. La distinzione religioso-secolare, così come la conosciamo oggi, è stata una creazione delle lotte moderne di potere tra le autorità ecclesiali e civili. Nella creazione dello Stato sovrano moderno tra il XV e il XVII secolo, la religione è stata inventata come un impulso universale, essenzialmente interiore e privato, essenzialmente separato dalla politica e altre preoccupazioni secolari. Quindi, l'area di preoccupazione propria della Chiesa era essenzialmente estranea alla politica. La distinzione religioso-secolare è stata successivamente esportata a culture non occidentali durante il processo di colonizzazione. Wilfred Cantwell Smith scrive che non c'è un concetto equivalente alla religione in nessuna cultura che non sia stato influenzato dall'Occidente moderno. Non c'era un concetto di questo genere nella Grecia antica, in Egitto, in Cina, in India o in qualsiasi altra parte del mondo antico. Nei loro primi incontri con il mondo non occidentale, gli esploratori europei hanno riferito con una coerenza notevole che i nativi non avevano religione. Una volta colonizzati, tuttavia, la categoria religione è diventata uno strumento potente per la classificazione delle culture native come essenzialmente distinte dal business del governo. L'induismo, per esempio, un termine per la prima volta utilizzato nel 1829, è diventato una religione nel corso del XIX secolo, malgrado il fatto che includeva tutta il modo di vivere indiano, tutto quello che avremmo incluso in cultura, politica, religione ed economia. Se sotto il dominio britannico l'induismo era una religione, allora essere indiano era qualcosa di privato e essere britannico voleva dire essere qualcosa di pubblico. Ecco perché i sostenitori contemporanei del nazionalismo indù respingono la classificazione dell'induismo come religione. Come scrive Richard Cohen, i sostenitori dell'Hindutva si rifiutano di chiamare religione l'induismo, proprio perché vogliono enfatizzare il fatto che l'induismo è più di credenze internalizzate, è qualcosa di politico, sociale, economico e familiare. Per analoghe ragioni, il governo cinese esclude il confucianesimo dal suo elenco ufficiale delle religioni cinesi. Nel suo libro L'invenzione delle religioni nel mondo, Tomoko Masuzawa conclude: questo concetto di religione come fenomeno generale transculturale è palesemente infondato, non viene da nulla e non ci sono modalità credibili per dimostrare la sua sostanzialità fattuale ed empirica. In altre parole, la distinzione religioso-secolare non è scolpita nella natura delle cose, è piuttosto una distinzione utilizzata nelle società occidentali o occidentalizzate per emarginare certi tipi di credenze e pratiche e autorizzarne altre. Per concludere, se la saggezza convenzionale secondo cui la religione causa violenza è così incoerente, perché è così prevalente? Credo che sia perché noi nell'Occidente troviamo utile, sia nella politica interna ed estera, avere questo atteggiamento. Nella vita interna negli Stati Uniti il mito della violenza religiosa ha svolto un ruolo importante nell'emarginare il cristianesimo dalla piazza pubblica. Fino agli anni 40 la religione è stata citata nelle cause della Corte Suprema come avente effetto sociale unificante. A partire dagli anni 40 invece la religione ha cominciato ad essere vista come una forza sociale che causava divisione e pericolosa, e il mito della violenza religiosa era citata causa dopo causa e sono state vietate per esempio le preghiere a scuola, gli aiuti statali alle chiese cattoliche eccetera. La prima sentenza della Corte Suprema americana che ha fatto riferimento a questo mito è stata la causa Minersville School District contro Gobaitis, che ha confermato l'obbligo di giurare fedeltà alla bandiera americana. La Corte sentenziò che i testimoni di Geova che consideravano giurare fedeltà alla bandiera un'idolatria
potevano essere obbligati a farlo perché altrimenti minacciavano l'unità nazionale che era necessaria per salvare il paese dalla disgregazione dai conflitti religiosi. Martin Marty discute questo caso e cita tanti esempi di testimoni di Geova che sono stati attaccati, messi alla gogna, castrati, imprigionati negli Stati Uniti negli anni 40 proprio perché pensavano che i seguaci di Cristo non potevano rendere onore alla bandiera. Si potrebbe pensare che lui abbia tratto la conclusione ovvia, cioè che un nazionalismo con troppo zelo può causare violenza. Invece, sorprendentemente, Marty conclude: divenne chiaro che la religione che ci può porre gli uni contro gli altri comporta rischi e può essere percepita come pericolosa. La religione può causare problemi nell'arena pubblica. In questo modo il mito della violenza religiosa viene utilizzato per distogliere l'attenzione dalla violenza nazionalista e portarla invece sulla violenza religiosa, anche se in questo caso i testimoni di Geova sono stati vittima della violenza piuttosto che autori. Un esempio dalla politica estera. La saggezza convenzionale ci aiuta a rinforzare e giustificare l'atteggiamento occidentale e le politiche occidentali rispetto al mondo non occidentale, soprattutto i musulmani, il cui punto di riferimento, di differenza principale rispetto all'Ovest è il loro rifiuto ostinato di domare le passioni religiose nella sfera pubblica. Ironicamente il mito della violenza religiosa viene utilizzato per giustificare la violenza secolare tipo la guerra dell'Iraq. L'ateo Sam Harris, per esempio, dice: alcune asserzioni sono così pericolose che potrebbe essere anche etico per uccidere delle persone perché ci si crede. Certe credenze mettono i loro fautori oltre il ricorso a qualsiasi mezzo pacifico di persuasione, ispirandoli invece a commettere atti di violenza straordinaria contro gli altri. In effetti, appunto, in alcuni casi questo succede. Se non possono essere catturati, e spesso non vengono catturati, persone altrimenti tolleranti possono essere giustificate nell'uccidere questi soggetti per autodifesa. Questo è quello che gli Stati Uniti hanno tentato in Afghanistan e questo è quello che noi e altre potenze occidentali devono cercare di fare a costo appunto di mettere a repentaglio la vita nostra e di tanti innocenti. Continueremo a versare sangue in quello che è, in ultima analisi, una guerra di idee. La logica di Harris è chiara. Se persone religiose sostengono credenze irrazionali in maniera così fervente da fare violenza nel sostenerle, allora non c'è nessuna utilità nel cercare di ragionare con loro. Certe cose possono essere affrontate soltanto con la forza. Il libro di Harris è una versione particolarmente smussata di questo tipo di giustificazione dell'intervento neocoloniale, ma non è isolato in questo. Il suo libro è stato un best seller per il New York Times, ha vinto il premio letterario Pen nel 2005 per la non narrativa ed è sostenuto anche da delle superstar accademiche tipo Alan Dershowitz, Richard Dawkins e Peter Singer. Di fatto la logica di Harris è un pochettino diversa in pratica rispetto alla dottrina di Bush, secondo cui l'America ha accesso a valori liberal che sono giusti e veri per ogni persona in ogni società e che dobbiamo usare il nostro potere per promuovere questi valori in tutti i continenti e che l'America adotterà azioni militari preventive se necessario per promuovere questi valori. Non voglio nemmeno negare le virtù del liberalismo, nemmeno giustificare i difetti di altri tipi di ordini sociali. Quel che cerco di fare è un po' mettere tutti alla pari in modo da esaminare la violenza che può essere generata dal concetto della jihad, ma anche la violenza che può essere generata dalle ideologie dei mercati liberi e delle elezioni libere.
Vorrei sfidare la dicotomia religioso-secolare che ci fa chiudere un occhio sulle forme liberal di imperialismo e violenza. Naturalmente la fedeltà a Dio o alle divinità può promuovere la divisione e la violenza, però il modesto contributo del mio libro è semplicemente quello di dire che le cosiddette ideologie e pratiche religiose non sono essenzialmente diverse da quelle presumibilmente secolari quando si arriva alla questione di violenza e pace. La violenza, secondo me, si alimenta della necessità di corrispondenze binarie, cioè noi rispetto a loro. Eliminare il mito della violenza religiosa significa eliminare una di queste corrispondenze e forse magari far sì che alcuni nemici diventino amici. Grazie. Grazie. E ci spostiamo ci sarebbe molto da discutere, magari dopo l'incontro in un ambiente più fresco potremmo farlo, mentre adesso immediatamente ci spostiamo in Europa per la seconda tappa. Vorrei ricordare che il caso italiano, l'Italia, è un caso peculiare. Gli italiani e il popolo italiano ha un rapporto speciale con la religione per la presenza della Chiesa di Roma. E questo ha favorito la nascita di una corrente storiografica tutta italiana che ha sviluppato lo studio della storia della Chiesa, in particolare l'età moderna, il periodo del Concilio di Trento, il periodo immediatamente successivo al Concilio di Trento, considerando questo periodo centrale per lo sviluppo della nostra storia, per lo sviluppo della nostra tradizione. Il tema della violenza religiosa, in questo caso, torna molto spesso. Basti ricordare la parola Inquisizione, ci sono studi ricchissimi sul Tribunale dell'Inquisizione, la censura libraria, il controllo delle coscienze. E quello che ci interessa capire oggi è qual è stato il ruolo della violenza religiosa, come si è sviluppata la violenza religiosa, o la violenza religiosa è l'unica cosa che possiamo dire della Chiesa Cattolica di età moderna. E poniamo questa domanda al secondo relatore che accogliamo al meeting, Paola Vismara. Paola Vismara è professore ordinario di storia della Chiesa all'Università degli Studi di Milano. L'importanza della storia della Chiesa è documentata anche dal fatto che in Italia, a differenza di molti altri paesi europei, nelle facoltà di storia esistono cattedre di storia della Chiesa. Paola Vismara ha studiato religione e cultura, ha pubblicato una serie numerosissima di saggi e libri su religione e cultura in età moderna, e nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si è occupata del rapporto tra Chiesa Cattolica e il denaro, usura e prestito interesse. Le chiediamo dunque uno sguardo d'insieme, una sua interpretazione sulla Chiesa Cattolica in età moderna e la violenza religiosa. Inizierò con una breve premessa, poi articolerò il mio discorso in due punti per arrivare infine non troppo lungamente alla conclusione. Innanzitutto, come premessa, vorrei rilevare questo. Quando noi diciamo violenza religiosa abbiamo essenzialmente questi due termini, violenza e religione. Prima ancora di guardare a come possono intrecciarsi, a come si possono essere intrecciati nella storia, vorrei dire che entrambi questi elementi sono costitutivi dell'uomo, perché il desiderio dell'infinito, l'aspirazione a legarsi a un altro, e legarsi a un altro pur quando il nome ne fosse ignoto, è un dato essenziale, definito spesso con l'espressione di sacro, di senso del sacro. Pensiamo anche agli scritti, alle idee del cardinale Julien Ries, che
che quest'anno ha partecipato al meeting da lontano, ma che tante volte abbiamo visto fra noi. Quindi un desiderio che è iscritto nella natura stessa dell'uomo. E qui ben funziona il discorso con la frase di Giussani che dà il titolo a questo meeting. La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito, e direi un titolo particolarmente affascinante fra i molti che si sono susseguiti in questi anni. Anziché il termine sacro, preferisco utilizzare il termine religione perché è storicamente più definibile, nel senso che la religione indica lo strutturarsi e l'incarnarsi del desiderio dell'infinito. Dunque un elemento, l'aspirazione all'infinito, inserita nel cuore stesso dell'uomo, e d'altra parte la violenza, cioè l'inclinazione al male che permane nell'uomo, lo porta a dimenticare la verità di se stesso e a prevaricare. Sant'Agostino parlava di due città, la città del bene e la città del male. Non le identificava come noi potremmo pensare, supponiamo, con lo Stato e la Chiesa, cioè con due entità storiche, effettive, definibili, ma piuttosto constatava che il bene e il male sono intrecciati nel cuore di ogni uomo. Sono dunque violenza e religione due termini fondamentali per descrivere l'uomo e la realtà umana. Se parliamo di cristianesimo, si può dire che il Vangelo chiaramente attesta il rifiuto della violenza nel nome della religione e rifiuto della violenza in genere. Si potrebbero evocare molti passi, cito soltanto la parabola della zizzania, ma molto altro si potrebbe dire. E Cristo dà anche degli esempi concreti di azione proprio in questo orizzonte. Si può pensare qui alla samaritana oppure all'adultera, una pratica, quella della lapidazione per adulterio, allora assolutamente comune per ragioni religiose, e sia l'ebraismo sia il cristianesimo hanno perso questa convinzione, questa tradizione che vediamo talora invece permanere. Poi il cristianesimo non ha dato sempre esempio di tolleranza nelle sue realizzazioni concrete. I fenomeni certamente vanno colti storicamente, non in riferimento astratto alla nostra sensibilità attuale, e questa è una condizione indispensabile per non precludersi la comprensione del passato. L'orizzonte di pensiero degli uomini di altri tempi era diverso dal nostro, e non con il nostro metro va storicamente giudicato. Comunque si può dire che la fede cristiana non ha alcun tasso di immunità dal male, dalla violenza, perché è la fede di uomini che vivono nella storia e in un dato momento storico. Una prestigiosa rivista italiana porta il titolo di Cristianesimo nella storia, e io trovo il titolo un po' assurdo, come dire cristianesimo nella storia, ma allora c'è anche un cristianesimo fuori dalla storia. Questo evidentemente non è pensabile. Ci interroghiamo qui sul legame tra violenza e religione dal punto di vista storico. Bisogna tener conto della complessità dei fattori in gioco, non si può certamente isolarne uno solo, e come già ha ricordato il professor Colombo, alcuni storici, pur prestigiosi, tendono a farlo, soprattutto appunto nell'ambito della storiografia italiana, più condizionata di altre, sono antiche storie, il peso di una certa eredità risorgimentale, l'insofferenza nei confronti del papato e via dicendo. E per questi la violenza strettamente abbinata alla religione
diventa la chiave di lettura della storia. E questo serve come strumento di interpretazione su infiniti argomenti, che non sempre a prima vista poi potrebbero rientrare in quest'ambito. Per esempio, l'affermazione del cristianesimo nell'impero, abbiamo sentito ieri parlare di 313 e di Costantino, l'anno 313, poi l'anno 380, segnerebbe per molti studiosi un ribaltamento di ruoli e dunque i perseguitati, non solo i cristiani, non solo avrebbero avuto cittadinanza dal punto di vista della libertà religiosa, ma sarebbero divenuti feroci persecutori. Il Medioevo, presentato come un mondo oscuro, irrazionale, eccetera, l'età moderna, in cui tutto è controllo delle coscienze, repressione, perfino per quanto riguarda, per esempio, la musica o le devozioni. E io mi soffermo qui, secondo punto, soprattutto sull'età moderna. Scusate, primo punto, mi soffermo soprattutto sull'età moderna, ma primo punto vi dico una premessa fondamentale per capire l'età moderna, cioè Agostino. Sant'Agostino è un punto di riferimento continuo, ineludibile, se ne trovano le tracce in tutta la storia cristiana con le interpretazioni più varie e disparate. Per molti è un campione di intolleranza e di fanatismo. Autori 600-700 lo definivano il patrono dei persecutori cristiani o il grande patriarca dei persecutori cristiani, così Bel, così Barberac. L'opinione non era unanime perché, per esempio, Denis Diderot, nella voce intolleranza della enciclopedia, diceva esattamente il contrario, lo definiva un epigono della tolleranza. Comunque, per quello che riguarda Agostino e il problema della violenza, alla ribalta è la questione donatista, che è una sorta di filo rosso in tutte le discussioni moderne sulla tolleranza. Il donatismo era uno scisma nato in Africa al tempo delle persecuzioni, quindi aveva all'origine una valenza essenzialmente religiosa, aveva una forte consistenza, mai uscito dai confini dell'Africa, ma era nato a Cartagine come movimento religioso, ma ha una prevalenza alla fine del IV secolo in quest'area. E certamente creava molti problemi, ma i problemi che creava non erano problemi sostanzialmente religiosi. Dunque a Ippona c'erano due vescovi, il vescovo cattolico Agostino e il vescovo donatista Faustino. Il vescovo donatista vietava ai donatisti di fare pane per i cattolici, ma i donatisti erano l'assoluta maggioranza, quindi i cattolici rischiavano di non potersi sostentare. E poi avevano a disposizione una sorta di braccio armato, cosiddetti circoncellioni, noi diremmo oggi delle bande terroristiche, con questo sfondo religioso ormai non così rilevante, bande religiose legate al proletariato agricolo. Agostino mostra subito una grande disponibilità al dialogo. Esistevano delle leggi imperiali che avrebbero potuto essere applicate contro i donatisti e Agostino stesso chiede, sono parole sue, di lasciar dormire la legge, dunque di non applicarla. Un atteggiamento che rispondeva al suo pensiero, nel senso che l'idea di Agostino era quello che l'uomo deve essere convinto e non condotto a forza alla verità, proprio perché è dotato di libero arbitrio, di capacità di scegliere tra il bene e il male. In un secondo momento invece chiede che le leggi imperiali siano applicate, questo per salvaguardare i diritti dei cattolici, tra l'altro tenere conto del fatto che Agostino stesso era casualmente sfuggito a un attentato nel quale avrebbe dovuto trovare la morte, per puro caso, nel senso che era stata decisa di percorrere un'altra strada rispetto a quella preventivata.
però chiede anche che si applichino con moderazione, escludendo ciò che le leggi romane prevedevano, cioè la tortura e la pena di morte. Ci sono molti passi delle sue lettere significativi in questa direzione. Quindi per Agostino l'applicazione della legge, e non è strettamente violenza religiosa in ogni caso, non è una teoria generale, ma è un caso di fattispecie. Di fronte a certe violenze particolarmente forti e continue, era utile e necessario risolvere il problema. Chiedeva comunque di non rispondere alla violenza con la violenza. D'altra parte si può constatare che Agostino non ha mai chiesto un intervento del braccio secolare contro i pagani o contro gli ebrei o contro i manichei, nemmeno contro altri eretici cristiani come i pelagiani. Dunque per lui il donatismo non era una questione religiosa, ma era in quel particolare momento storico una questione di ordine pubblico e di sopravvivenza dei cristiani non donatisti. Quindi invocare Agostino come patrono della violenza è certamente una falsificazione. E veniamo al secondo punto, l'età moderna, vista spesso come l'età dell'inquisizione, della repressione delle coscienze, delle guerre di religione, insomma da qualsiasi punto la si guardi, come quello della violenza nel nome della fede. Aspetti di violenza ci sono, senza dubbio, sia da parte cattolica sia da parte protestante, ma per esempio la religione nelle guerre di religione ha un ruolo parziale. E qui conta molto il contesto, cioè lo Stato moderno si fonda su una unità non solo politica ma anche religiosa, cioè la religione garantisce la coesione dello Stato. La pace di Augusta del 1555 si ispira a questi principi, cioè dove c'è un sovrano ci deve essere una religione, la religione del principe è quella dei sudditi e i confini politici segnano anche l'appartenenza religiosa. Il principe, lo Stato, impone ai sudditi la propria fede. Quindi un primato del politico sul religioso che riflette le ambizioni totalizzanti del potere politico in quest'epoca. E se consideriamo, in effetti, l'Europa, si può constatare facilmente, era molto indurita sulle barriere confessionali. È un'impostazione comune ai cattolici e ai riformati, la troviamo a Ginevra o in Inghilterra come negli stati cattolici. E il problema del pluralismo religioso è normalmente risolto in senso negativo, proprio perché l'appartenenza confessionale collettiva è una garanzia per lo Stato e per la società. I casi di violenza legati alla religione dunque esistevano, in società nelle quali la religione era elemento fondante anche del politico. Ma ci possiamo domandare, c'è stata successivamente una progressiva deteologizzazione, una progressiva secolarizzazione, questi fenomeni hanno fatto scomparire la violenza? La risposta è no, anzi, talora la violenza emerge in forme anche più radicali. Possiamo pensare, per esempio, ciò che viene immediatamente in mente, a alcuni momenti o aspetti della Rivoluzione francese, con il terrore. Pensiamo naturalmente ai totalitarismi, e a questo proposito possiamo vedere che abbiamo parlato dei due secoli più violenti, quelli che hanno fatto il maggior numero di martiri, in primo luogo il Novecento, in secondo luogo il Settecento. Contrariamente a quanto si pensa, il XVIII secolo è un secolo di martiri. La violenza in età moderna è una parte minore
esistente, e nessuno vuole negarlo, ma è una parte minore di un quadro molto ricco. È un universo complesso, carico di dati positivi, capace di straordinaria creatività, di cui alcuni aspetti giungono sino a noi. Facile pensare all'arte, alla musica e via dicendo. Allora, in base a qualche episodio di violenza, è possibile dimenticare tutto il resto e etichettare una intera epoca sotto questo segno? A partire dal Concilio di Trento si consolidano degli spunti di rinnovamento che percorrevano da vario tempo il mondo cristiano, sin dal, almeno dal tardo Medioevo, che avevano avuto origine spesso non dall'alto ma dal basso. Con il Concilio di Trento si consolidano alcuni elementi. Uno, la definizione chiara della propria identità, e l'altro, l'insistenza sulla cura delle anime, sulla necessità di condurre le anime alla salvezza. E tra i maggiori impegni della Chiesa post-tridentina vi sono quelli di inserire il rinnovamento religioso attraverso la persona all'interno della società, di sottolineare il carattere popolare della fede, non una fede di elite, non una fede per gli intellettuali, ma una fede per tutti. E poi la ricerca di una comunicazione efficace e corretta del messaggio cristiano. Nella vecchia Europa cattolica, in larga parte ancora da evangelizzare, e anche il desiderio di raggiungere gli estremi confini della terra. E prendo come esempio proprio le missioni, non quelle all'interno della vecchia Europa, ma quelle che noi siamo abituati a chiamare missioni, che attestano molto bene il desiderio di comunicare la propria fede. Nel 1622 viene fondata la Congregazione di Propaganda Fide. Teniamo conto che il termine propaganda non significa affatto quello che noi intendiamo oggi, ma è la propagazione, cioè la comunicazione, il passaggio di conoscenza, di un messaggio che non è solo teorico, ma è anche molto concreto. E la Fondazione di Propaganda documenta molto bene la necessità di adire non tanto la via della costrizione quanto quella della persuasione. Adriano Prospero, studioso non certo sospetto di filocattolicesimo, ha dovuto riconoscere che c'è una via della dolcezza che di qui in avanti viene affermata sempre con maggior forza e che guardava al futuro, mentre la via della repressione, che si attenua, guardava al passato. Nel 1659 c'è un'importante istruzione ai vicari apostolici e tra l'altro si dice che bisogna sganciare l'evangelizzazione dalla politica, sia da quella degli stati europei presenti in paesi lontani, sia dalla politica locale. Nel Nuovo Mondo ci sono stati degli errori iniziali, con una evangelizzazione attuata attraverso la forza sulle orme dei conquistadores, ma anche quasi subito c'è stata una politica più attenta e progressiva, con una sempre crescente capacità di incarnazione di chi veniva dalla terra dei conquistadores. Faccio solo un esempio rapido: il vescovo di Quito, Alonso della Peña Montenegro, nel 600 pubblica un itinerario para paucos de indios, e il termine che ricorre con maggiore frequenza è quello di suavidad, cioè di dolcezza. È continuamente ripetuto, è una fondamentale chiave di lettura. La volontà essenziale è portare alla salvezza, per questo occorre conoscere la lingua, i costumi, la cultura, la mentalità delle persone, e occorrono pazienza e dedizione. Occorre persino una applicazione solo parziale dei decreti del Concilio di Trento, attuando quella che è la virtù dell'epicheia. E poi bisognava anche sollevare socialmente, eccetera. In Oriente c'erano culture anche molto raffinate,
e quindi sistemi diversi di evangelizzazione. Si può constatare la capacità di penetrare sia a livello alto sia a livello popolare. Ci sono forme di incontro tra culture molto interessanti. Come esempio, non faccio quello di Matteo Ricci perché è ultra noto, faccio un altro caso, quello del gesuita Alexandre de Rhodes, che operava in Cochinchina e in Tonchino, poi divenuto in Vietnam, e per esempio quando si trattava di arrivare a Capodanno erano previsti dei riti locali che consistevano nel porre un tronco di legno davanti alla casa per scongiurare le malattie, i disastri, eccetera. E Alexandre de Rhodes non si oppone, ma trasforma questo rito. Il legno non va messo davanti a casa, ma sul tetto della casa, è una croce, il che significa, da un lato, accettare la tradizione e dall'altra riempirla di un significato nuovo, perché quel legno era salvifico, a differenza dell'altro, e capace di sconfiggere per sempre le forze del male. C'è un grandissimo numero di missionari, moltissimi paesi sono toccati, ci sono molti fallimenti, c'è un elevato numero di martiri, spesso locali, con cause di beatificazione talora giunte al termine, che comprendono gruppi anche di una certa imponenza numerica. Anche risultati insperati, per esempio nella zona di Nagasaki, il cattolicesimo era stato portato agli inizi del 600, poi il Giappone si era chiuso all'esterno. Nell'Ottocento, dopo più di due secoli di abbandono, quando dei missionari francesi riescono a tornare in quelle terre, trovano dei cattolici che non avevano preti, ma che conservavano tutto il possibile del cattolicesimo e che erano in grado di verificare attraverso domande se quelli davanti a loro fossero dei preti cattolici o dei pastori protestanti. Bisogna dire che ciò che la persecuzione del Seicento non era riuscita a cancellare, in parte lo ha fatto l'atomica. Dunque, per concludere, siamo di fronte a un cattolicesimo estremamente mobile e estremamente attivo. Si potrebbe parlare per ore perché gli argomenti che lo dimostrano sono quasi infiniti. Un cattolicesimo che mostra una coscienza di sé molto chiara e al tempo stesso una disponibilità al confronto e all'incontro con l'altro, e in un certo senso è proprio la coscienza di sé che permette di attuare un incontro con l'altro aperto e positivo. Mi pare che una delle migliori definizioni del cattolicesimo sia stata data da uno studioso francese, Jean-Louis Cantin, che parla soprattutto a proposito del cattolicesimo moderno di una religione dell'incarnazione. Questo concetto di religione dell'incarnazione è un concetto essenziale, lo ha ricordato ieri anche Gianmaria Vianna in un incontro, è un concetto che determina un cattolicesimo che non è un cattolicesimo della violenza, ma un cattolicesimo della presenza. Grazie. Grazie. Terza e ultima tappa di questo percorso, ci spostiamo ancora geograficamente verso il Medio Oriente e in particolare il nostro ospite, il nostro terzo relatore viene dal Libano, una terra, come ben sapete, colpita dalla violenza, ma nello stesso tempo una terra dove religioni diverse convivono. Una terra che Giovanni Paolo II aveva chiamato simbolo di pluralismo e tolleranza. Chiediamo, innanzitutto accogliamo il nostro terzo ospite, Ibrahim Shamsaddin. Grazie di essere qui. Ibrahim Shamsaddin
è stato ministro per lo sviluppo amministrativo in Libano ed è presidente di un'importante associazione non governativa che sta promuovendo opere straordinarie per il dialogo e per l'educazione. Gli chiediamo come, secondo la sua esperienza, secondo il suo punto di vista, la religione può contribuire allo sviluppo, all'educazione, al dialogo. Grazie. Thank you very much. Grazie tante. Good afternoon to everybody. Buon pomeriggio a tutti. And I thank you for your Ti ringrazio per l'interesse e la pazienza per essere rimasti qui. Ringrazio Dio e gli organizzatori per avermi dato questa opportunità di essere con voi e tra di voi in modo da poter comunicare insieme e anche in modo da poter parlare e pensare ad alta voce con voi e davanti a voi. Due osservazioni prima di incominciare. Beh, effettivamente non è un inizio comunque. Prima osservazione. Io uso una lingua che non è né la mia né la vostra. La mia lingua madre è l'arabo e voi per la maggior parte parlate italiano e sto parlando in inglese. Questo è il terzo mezzo di comunicazione tra noi. Da questo capisco che possiamo sempre comunicare, possiamo sempre riuscire a entrare in un dialogo. Possiamo sempre trovare il modo o uno strumento per il dialogo. Non dobbiamo consentire a nessuno di convincerci che non ci sono modi di parlare o ragionare o discutere con una persona, con un'altra persona, con un altro gruppo. Altra cosa da dire, altra osservazione. È veramente un bel meeting pacifico questo, sarebbe brutto parlare di violenza in un consesso di pace, però ne parliamo proprio per imparare a non utilizzarla, la violenza, o più precisamente come evitarla. La violenza, beh, è ovunque nella vita dell'uomo e dove è presente l'uomo, questo dall'inizio dell'umanità. Da quando Dio ha creato l'uomo sulla terra. È violenza degli individui, più o meno ha ragione, ci sono gruppi che fanno ricorso alla violenza, alle società, ai governi e anche agli stati. La presenza della violenza non è limitata a un gruppo specifico o a un'identità specifica o a una professione specifica, a una regione. La violenza si fa ricorso alla violenza da parte di uomini e donne, giovani e maturi, civili, militari, persone istruite e meno istruite, religiosi, secolari, atei, ci sono tre categorie appunto di persone, neri e bianchi, sposati, non sposati, occupati, non occupati, tutti quanti. La violenza non è limitata ad un'area storica, ad un'era storica nemmeno. È stata utilizzata dall'inizio della creazione, come ho già detto. I due figli di Adamo, Abramo e Caino, con i loro rispettivi nomi in arabo, erano in lotta tra di loro, l'uno era geloso dell'altro, quindi davanti a Dio uno ha ucciso il fratello. Appunto, la vittima si è rifiutata di utilizzare la violenza per difendersi. La vittima era più religiosa rispetto all'altro fratello. Questo appunto per ritornare un pochettino a quella dicotomia che è stata presentata dal dottor Cavernot. Il più religioso si è rifiutato di utilizzare la violenza e allora non c'era stato moderno, c'era soltanto Adamo il padre e Dio. Così
Fino adesso, attraverso appunto la Grecia, Atene, Sparta, tutte le guerre tribali, le guerre della vecchia Europa, del mondo arabo, prima del cristianesimo, prima dell'Islam, l'impero romano, che è stato l'impero più moderno dei tempi, ha ucciso cristiani e appunto ha crocifisso lui che è il loro agente locale, fino appunto al colonialismo, all'uso della violenza più disparata attualmente appunto in questo o quell'altro paese, Siria o Myanmar. Non possiamo eliminare la violenza, fa parte proprio della presenza dell'uomo e della società umana. Anche la religione include la violenza, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Non voglio dire che le religioni istighino alla violenza, dico però che la religione riconosce come parte della natura umana, la riconosce come parte della natura umana e la disciplina, non fa parte della fede la violenza, ma fa parte del comportamento dei fedeli, non fa parte del credo, ma fa parte del comportamento dei fedeli. Dio ha mandato profeti in terra perché appunto l'uomo potesse sviluppare meglio il rapporto tra gli uomini e con la natura. E qui cito sempre dal libro del dottor Caverneau: la religione viene studiata come comportamento dei fedeli più che come studio del credo, delle credenze. Dio ha veramente bisogno della violenza? No, non ha bisogno della violenza. Non ha bisogno della violenza per essere adulato adeguatamente, non ha bisogno della violenza per uccidere, non è avido in modo appunto da voler prendere delle cose con violenza, non è appunto ignorante Dio. Dio non ha paura, non ha bisogno di una guerra preventiva, Dio non ha bisogno di niente e di nessuno, ma tutti noi, tutti quanti noi abbiamo bisogno di Dio perché è il nostro creatore. Dio è grande, è onnipotente, è colui che tutto sa ed è il creatore di tutti quanti. E dopo tutto, prima di tutto, è giusto ed equo. Un Dio ingiusto non è degno assolutamente di culto. Da quando l'uomo appunto è in relazione con Dio che è creatore, l'uomo ha teso a dimenticare questa cosa perché ha una disposizione naturale verso questo. C'è appunto il tema del meeting, che appunto è la natura dell'uomo, è rapporto con l'infinito. Beh, mi fa capire che l'infinito in questo caso sia Dio. Questo concetto, al-futra in arabo, cioè disposizione naturale, è un concetto profondo, un concetto autentico sia nella fede islamica che nella fede cristiana. Ed è stato espresso da Edward Lord Herbert of Cherbury, un sacerdote cattolico e teologo che ha vissuto nel XVI-XVII secolo. Il dottor Caverneau lo cita proprio nel suo libro e la citazione è questa: Herbert of Cherbury ha scoperto nella mente una facoltà che chiama istinto naturale, la cui funzione è quella di darci una comprensione immediata del divino. Questo è scolpito nella mente umana ed è stato scolpito da Dio. Io credo
e adesso parlo io, non è Herbert of Chobry. Credo che la religione e la fede non siano una fonte di violenza, non spingono le persone all'uso della violenza perché una vera e propria fede non ha bisogno di violenza per propagarsi. I profeti inviati in terra da Dio non hanno mai usato la violenza per predicare, non perché non possano usarlo o non vogliano usarla come esseri umani, ma perché Dio gli ha ordinato di non fare ricorso alla violenza. Io ritengo che i grandi 5 profeti della storia, i profeti che appunto hanno questo dono dal cuore, appunto Mosè, Abramo, Isaia, Maometto, non hanno mai utilizzato la violenza, mai. E appunto sarebbero stati pazienti per anni ed anni. Abramo appunto era sempre disposto a ragionare con la sua gente, la stessa cosa Noè. Gesù è stato paziente con i sacerdoti del Tempio e appunto certe cose non sarebbero successe, Gesù non sarebbe stato crocifisso, non avrebbe mai detto appunto perdonali perché non sanno cosa dicono, e Maometto non sarebbe stato accusato di certe cose. Nell'Islam ci sono delle restrizioni per l'uso della violenza. Non è che non ci sia violenza nell'Islam. Abbiamo l'utilizzo della violenza per autodifesa nell'Islam e anche per difendere, ad esempio, un paese dall'occupazione. Ci sono tanti dettagli, tanti particolari a questo riguardo. L'uso della violenza come strumento politico, come modalità per spingere gli altri o attaccarli semplicemente perché non sono musulmani, è una cosa proibita, non accettata. Beh, alcuni possono dire ci sono dei musulmani che non si comportano in questo modo ed è anche vero, che cosa ci possiamo fare? Per favore, però, per favore, soprattutto il governo americano deve smettere di fare l'esempio di Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era musulmano, nessuno può negare, i suoi genitori erano musulmani, però rappresenta l'Islam, è lui lo specchio, la manifestazione di questa religione? Sicuramente no. Non possiamo essere giudicati o non possiamo giudicare secondo il comportamento di una persona sola. Il problema in genere, anzi sempre, non è a livello di fede o di religione, è un problema politico. Quando ci sono delle ambizioni politiche, quando ci sono delle esigenze, delle avidità, in genere i politici fanno riferimento ad altri mezzi, in genere la religione, perché è facile fare riferimento alla religione perché va al cuore e va al sangue, diciamo, delle persone molto più rapidamente di qualsiasi altra cosa. E questo è quello a cui ha fatto ricorso il governo degli Stati Uniti, per esempio in Afghanistan. Ha creato un potere che appunto non è riuscito a controllarsi. Osama e il suo gruppo, come esempio appunto dell'intervento politico o l'abuso della religione, rappresentano proprio un caso in questo senso. Gli Stati Uniti hanno creato un problema per se stessi, il governo statunitense ha creato un problema per sé e per il suo popolo, ma cosa ancora più importante, hanno creato un problema per noi musulmani, perché secondo la dottrina di Osama noi siamo meno musulmani di quanto non sia lui, siamo meno fedeli noi di quanto non sia lui, tutti quanti. E noi, anche noi, siamo diventati un bersaglio legittimo da uccidere. Eppure noi siamo fedeli, siamo musulmani, però
lui appunto ha sostenuto altre cose e noi siamo diventati le nuove vittime del governo americano tramite Bin Laden. Per il Presidente, che appunto, perché il Presidente appunto continuava a chiedersi perché ci odiano? Beh, noi non li odiamo, noi non odiamo la gente. Forse possiamo odiare il governo degli Stati Uniti e più specificatamente le politiche che sono dirette nei confronti del nostro paese o della nostra regione. Noi non odiamo mai la gente. Noi appunto siamo contro quello che siamo contro certe affermazioni, non le persone che le fanno. Io non vedo problemi tra il cristianesimo e l'islam, assolutamente no. Nella misura in cui appunto non ci siano delle interferenze tra politica e religione, perché nella religione diciamo le cose possono essere sempre sicure. Viene sempre raccontata una storia sull'ex ministro inglese Winston Churchill. Questa storia dice che una volta è andato a visitare un cimitero, era in una tomba e ha visto che sulla pietra, sulla lapide, c'era scritto: qui giace l'onesto politico XY. E ha commentato questo dicendo: è strana questa cosa, non sono a conoscenza del fatto che in Gran Bretagna sia consentito seppellire due persone all'interno della stessa tomba. Dico che bisogna veramente raggiungere un'epoca in cui possiamo seppellire un onesto politico in una sola tomba, non in tre tombe. Ecco, per quanto riguarda lo sviluppo dello Stato moderno, appunto dire che la ragione deve essere divisa dalla religione non ha senso, devono andare sempre mano nella mano. Non voglio dire che la religione debba sempre governare tutto, io dico che la fede, una fede candida, deve essere sempre lì, sul tavolo, e non deve essere appunto un inviato del governo. Io voglio che tutti i politici continuino a svolgere le proprie funzioni. Il politico negozia e la fede invece fa un dialogo. Il politico in genere prende, non dà, invece la fede dà. Quando il politico dà è perché è obbligato a dare, invece la fede dà perché vuole dare. Tra il cristianesimo e l'islam facciamo adesso qualche osservazione su questo argomento. Beh, cari amici, credetemi, gli spazi comuni sono veramente molto ampi, le differenze sono veramente molto piccole. Il dialogo dovrebbe essere sempre il mezzo per scoprire questi spazi comuni e raggiungerli. Ci sono state guerre, differenze in passato. Non voglio dire che bisogna dimenticare tutto ciò, ma dobbiamo apprendere anche da questo. C'è stato dialogo tra musulmani e cristiani prevalentemente. Tre tipologie di dialogo. Prima di tutto il dialogo della spada. I musulmani hanno praticamente ucciso i cristiani e viceversa. Nessun partito, però nessuna delle due parti ha avuto fine. Siamo cresciuti da entrambe le parti, musulmani e cristiani, quindi questo dialogo della spada non ha portato a nulla. Poi abbiamo avuto il dialogo della teologia.
I cristiani hanno cercato di convertire i musulmani al cristianesimo. Alcuni hanno pensato che questa fosse l'unica via verso la salvezza. I musulmani hanno cercato di convertire i cristiani all'Islam. Beh, ogni gruppo ha i propri matti, i propri pazzi, credetemi. Questo tipo di dialogo non è arrivato da nessuna parte. Siamo cresciuti di numero come cristiani e anche come musulmani. Ci sono casi specifici, sporadici, qua e là di queste conversioni, ma non sono così importanti. Il dialogo necessario e richiesto è il dialogo della vita, perché viviamo insieme, occupiamo più del 52% della terra, siamo davanti alle stesse sfide, abbiamo da affrontare gli stessi problemi, malattie, povertà. Ecco, non sono cose davanti alle quali il musulmano è da solo, il cristiano è da solo, devono essere affrontate solo al nord o al sud. Ad esempio, uno tsunami non fa differenza tra cristiani, indù e musulmani. Insieme abbiamo tutti gli stessi problemi di sviluppo, di distribuzione della ricchezza pubblica, di ecosistema, di ambiente, di povertà e definizione della famiglia, perché che cos'è la famiglia dopo tutto? E anche la nostra fede comune, qualsiasi fede divina, quando viene associata alla ragione, raggiunge risposte e soluzioni davanti a queste sfide. Il mio ultimo commento e esempio, proprio perché non ho tanto tempo più a disposizione. Io sono particolarmente ottimista per quanto riguarda il futuro delle relazioni tra musulmani e cristiani, in particolar modo in Libano. È veramente una collaborazione piena, è un dialogo quotidiano. Il dialogo non vuol dire convincere l'altro a diventare come se stessi. No, il dialogo vuol dire accettare l'altro come è. Altrimenti, se si vuole convertire qualcuno e farlo diventare a propria immagine e somiglianza, significa clonare. Se, per esempio, ho un clone, fra me e il clone sono io che prevalgo, che sono sempre migliore, non c'è storia. In Libano io vedo la collaborazione, il dialogo tra cristiani e musulmani come appunto dell'acqua. Sapete che in chimica l'acqua è H2O, appunto due molecole di idrogeno, una di ossigeno. I musulmani sono sempre più numerosi di numero rispetto ai cristiani, quindi sono la parte idrogeno della formula dell'acqua. Indipendentemente da quanti musulmani ci sono nel paese, da soli non riescono a formare l'acqua della vita. Occorre solo una molecola di ossigeno per ottenere questa acqua, questa formula dell'acqua. L'ossigeno è la collaborazione cristiana, la presenza dei cristiani. Vogliamo vivere assieme e quindi assieme dobbiamo generare, produrre questa acqua della vita. Grazie. Grazie. Una parola soltanto per concludere, tre prospettive molto diverse per un unico problema, il tema del meeting, la natura dell'uomo e il rapporto con l'infinito, la domanda, ma i tentativi di questo rapporto con l'infinito, le religioni, sono destinati ad essere fonte di violenza? E il professor Kavanaugh ha mostrato come il mito della violenza religiosa abbia molti punti deboli, e il suo libro, perché non aveva tempo, ma il suo libro è pieno di esempi ed è molto interessante. L'ultimo intervento che abbiamo appena ascoltato di Ibrahim Shamseddin ci ha mostrato come la religione, dal suo punto di vista, per l'esperienza che vive, sia fonte di dialogo. La politica crea
negoziazione, la religione crea dialogo. E quest'ultima battuta finale straordinaria non è tanto per dire, perché tutta la sua opera educativa, tutta la sua opera di creazione, la sua creazione di opere, il Libano ha questa idea. Bisogna contribuire, bisogna lavorare insieme. È qualcosa che lui fa e che lui sta realizzando. E infine, da storica, la professoressa Wismara ha mostrato come, usando le categorie storiche, occorre parlare del cattolicesimo di età moderna che tanta influenza ha avuto sul nostro popolo italiano e sull'Europa, come una religione dell'incarnazione e della presenza. Attraverso i dati storici si arriva a dire questo. Si tratta, la proposta è l'inizio di un dibattito, quindi abbiamo cominciato, su un tema centrale. La religiosità vissuta è fonte di oppressione, di controllo, di violenza, e quindi è meglio allontanarla dalla vita pubblica, o la religiosità vissuta è fonte di libertà e di dialogo? Noi abbiamo cercato di rispondere e ognuno sarà libero di rispondere. Grazie ai nostri relatori e grazie a tutti. Sì, come no.